Bella a tutti ragazzi, qui ad Miami, benvenuti in questo nuovissimo video. Siamo tornati nel TGA3. Per chi non sapesse cosa fosse, è il telegiornale della Serie A dove vado a parlare di tutti i risultati che sono successi durante la numero della giornata di Serie A. Ad esempio, questo è il TGA3, quindi durante la terza giornata di campionato. E andando a vedere anche rispetto ai miei pronostici che escono il venerdì se le partite si giocheranno di sabato. Proprio a questo proposito, vado a dire che domani uscirà il video sulla Champions League e dopodomani sulle altre partite della Champions League, infine giovedì l'Europa League, venerdì di nuovo i pronostici sulla Serie A, sabato la mia rosa al Fantacalcio. E domenica le partite estere e poi la settimana prossima sarà la programmazione un po' diversa dato che ci sarà il turno infrasettimanale. Partiamo da Juventus che avevo detto di giocare l'1, infatti la Juve ha vinto 3-0 senza problemi. Juve che ha amministrato bene la partita. Seconda partita, Sampdoria-Roma è stata rinviata come vi avevo detto. Nel caso però non fosse stata rimandata, secondo me avrebbe vinto la Roma. Alle 12:30 di domenica Inter-Spal 2-0, così vi avevo pronosticato, e c'è stato anche un mix di quello che vi avevo pronosticato perché vi avevo detto 1 dell'Inter che può sia vincere 2-3-0 facilmente, o anche ci può essere la sorpresa della Spal che riesce a pareggiare. L'Inter ha vinto sì 2-3-0. In realtà ha vinto 2-0, però la Spalla gioca davvero bene e se non fosse stato per il gol di Perisic e per il rigore, la Spal poteva addirittura vincerla. Cagliari-Crotone 1-0 per il Cagliari, vi avevo pronosticato l'1, quindi anche questa partita è andata bene, anche se il Cagliari un po' sottotono ha rischiato contro il Crotone. Atalanta che ha vinto 2-1 in casa col Sassuolo, gol di Cornelius e Petagna, anche qui vi avevo detto di giocare l'1. Quindi andiamo benissimo. Hellas Verona Fiorentina. Dovetti giocare l'X o probabilmente il 2. Infatti, la Fiorentina ha vinto 5-0. Udinese che ha vinto 1-0 contro il Genoa. Genoa che sicuramente è stata penalizzata dall'infortunio prima di Lapadula e poi l'espulsione di Bertolacci, però l'Udinese comunque negli ultimi 10 minuti ha sofferto dopo che è stato espulso appunto un giocatore dell'Udinese, Genoa che però poteva sicuramente riuscire a pareggiare questa partita. Lazio-Milan, qui la vera sorpresa della giornata, Lazio batte Milan 4-1, vi ha detto di giocare il pareggio, in realtà la Lazio vince anche facilmente, a cavallo tra i due tempi, compreso il recupero, la Lazio ha fatto 4 gol in 13 minuti, tripletta di Immobile. Davvero che la Lazio vola in classifica nelle zone alte, se non fosse stato per il pareggio alla prima contro la Spal in casa, adesso sarebbe a punteggio pieno, mentre il Milan non si deve preoccupare perché comunque è una squadra che può lottare per la Champions. Benevento-Torino, Benevento molto sfortunato che perde con il Torino 1-0 al 93esimo. Vi avevo detto di giocare il 2, quindi anche questa l'ho azzeccata. Però davvero che sfortuna il Benevento che la scorsa giornata gli è stato annullato il gol al 90esimo, proprio dell'1-1, quindi del possibile primo punto storico in Serie A. E oggi invece il Torino è riuscito a soffrire al Benevento quest'altro punticino al 93esimo. Bologna-Napoli che va a concludere la giornata 3-0 per il Napoli. Qui vi avevo detto ovviamente di giocare il 2 del Napoli che gioca davvero un'ottima partita. A sprazzi il Bologna si è fatta vedere in avanti, il Napoli che ha amministrato e poi ha trovato il gol anche nel finale. Comunque su 9 partite ne ha azzeccate 7, quindi direi che va bene, giocate quello che vi dico che potete davvero vincere. A parte gli scherzi, questo video finisce qui, mi raccomando iscrivetevi, mettete like, bella!